Io faccio parte del gruppo di Salerno, possiamo dire così, gruppo di campagna di circoscrizione 2 per i deputati, campagna 1 per i senatori, naturalmente. Per Salerno, siccome siamo anche in meno, molti in meno, ci conosciamo, abbiamo anche un po' più di fiducia, sto cercando di creare un supporto allo staff in maniera tale che ci sia una connessione diretta dei dati dal candidato alla rete. Che cosa succede? Il candidato sta in strada, ha problemi, chiama me o qualcuno di fidato che ha l'accesso al suo blog e gli scrive direttamente il problema senza che deve andare a casa e deve aspettare 12 ore, cioè 12 ore sono tanto tempo, quindi si spara direttamente, perché noi dobbiamo fare rete, siamo la rete, dobbiamo fare rete. Questo normalmente uno staff limitato, persone fidate, perché devono trattare dati segreti, non è che io tanto a te ripeto, che se tu hai dato segreti comincia a cancellare sarà solo una merda. Questo lo dico perché io stamattina ero al docente inferiore e stava De Luca che parlava per il Bersani. E allora io gli ho detto a De Luca, perché io il mio cartellone è bello, ve lo diciamo in faccia, siete degli zombie. Poi bellissimo, questo è il mio cartellone, stava Ciro, stava Pasquale. Hai rischiato brutto. È venuto, ci sta, l'abbiamo chiamato, è venuto vicino, ho fatto. Enzo, ma. Sul cartellone di Bersani dice sono centivalori, non sono di moda, e poi il manifesto abusivo. Lui tutta risposta mi ha fatto, vabbè, un paese di ladri, adesso mi vuoi, cioè. Io mi sono immaginato nel deserto con solo lui davanti e stavo scavando già la fossa. Cioè, io lo volevo sfondare di mazzare. Cioè, no. Quindi, mandiamo, cerchiamo di aiutarci. La frittata è fatta, il comunicato 53 è arrivato, fate una ragione. Che cosa succede? È normale che si dà fiducia a qualcuno che già si è candidato, posso avere un po' di tempo, andando all'organizzazione? La proposta è quella, che prendiamo questo staff, se ci riusciamo a fare rete finalmente, cominciare a contattarci, riusciamo a fidarci anche un po' più uno dell'altro, perché io vedo comunque ci sta molta diffidenza tra di noi, questo è chiaro ed è normale, però cominciamo a fidarci anche un po' più uno dell'altro, vediamo chi è attivo e diamo giusto peso e giuste misure a tutti quanti, a tutti. Quindi che cosa succede? Se io sto facendo questo, cominciate a contattarmi, a contattarci tra di noi, cerchiamo di comunque fare una lista di fidi. Io è normale che io vi fido di Angelo che ci sta sempre a contatto, di Andrea Cioppi che ci sta sempre a contatto, e faccio così pure a Napoli, penso che sia la stessa cosa, in linea di massima, credo. Quindi cerchiamo di aiutarci e fare questa bella campagna elettorale e soprattutto aiutare i candidati. I candidati devono stare ovunque, chi ha messo sì sappiate che vi dovete sacrificare. Punto. Io Andrea Cioppi sono di Salerno. Io ovviamente volevo dire una cosa riguardo al pubblico, volevo dire una cosa riguardo al pubblico. Si cambiano la legge elettorale, è probabile, è possibile che mettano le preferenze. Allora se mettono le preferenze, il fatto di avere il numero minimo più 6 secondo me non è giusto. È meglio che riusciamo a portare quante più persone possibile, perché se tutti noi lavoriamo insieme, anche se facciamo competizione tra noi, non è importante, però riusciamo a muoverci con più forza, perché col porcellum purtroppo non tutti si muoveranno con la stessa energia e intensità. Speriamo che mettano le preferenze, così è più forte la possibilità di darci tutti una mano, insomma dobbiamo essere più meno
meno. Ci dobbiamo sentire più densa quanto più possibile. Quindi io la proposta è di aumentare il numero fino al numero massimo. Poi una cosa, il fatto di, si chiama legge, il fatto di, non so se ne è parlato, di capo, non di capo, il capo se ce l'abbiamo è dentro di me, quindi dobbiamo uccidere il capo che è dentro di me. La ragazzi, parlavamo di organizzazione, se questo era il punto. Diciamo che io, a parte che spero di vedere tutte queste persone poi a banchetti quando ce ne sarà bisogno, spero che non... Mi piace dirlo, ma stasera vedo un po' di giovani, me ne dispiace. Mi dispiace questa cosa, non li vedo da me. Ma dove me ne ho fatti i capelli bianchi? Al di là dell'organizzazione burocratica che sarà importante, ci sarà bisogno di tutti, da prendere le firme, a consegnare i documenti, a via dicendo tutto quello che ci sarà. Forse secondo me avere una proposta diciamo organizzativa che va al di là del vento elettorale, perché a me dà fastidio un po' questa cosa che si è concentrati sulle elezioni, ma se ci è concentrati come se dovessimo portare, cioè l'obiettivo è quello di portare le persone in Parlamento e in Senato. Secondo me l'obiettivo è portare le idee ed è quello su cui ci dobbiamo concentrare, cioè nel senso ci dobbiamo concentrare nel portare idee che riescono a cambiare il paese se vogliamo puntare diciamo passi in alto, ma io resterei più con i piedi per terra. Noi siamo forti sul territorio, conosciamo questo territorio, conosciamo quali sono le difficoltà di questo territorio, quindi secondo me bisognerebbe da ora incominciare a preparare delle proposte da portare in Parlamento che riguardano il nostro territorio, che riguardano finalmente la fine dell'emergenza rifiuti, che riguardano finalmente l'acqua bene comune, in cui il referendum sembra che tutti se ne siano dimenticati. Cioè bisogna incominciare a ragionare, a portare le idee che vogliamo per il paese e per il nostro territorio in particolare. Quindi non concentriamoci sulle persone, concentriamoci sull'idea che vogliamo che la rete che poi avranno i loro diciamo terminali in Parlamento devono presentare come istanze del territorio, come istanze del movimento, perché cioè io guardo anche oltre, guardo oltre la tornata elettorale, io voglio che restano le idee una volta che è finito questo evento elettorale, che restano delle proposte che possano incidere su quella che è la vita quotidiana delle persone, ok? Quindi era questo, cioè la mia proposta è da ora pensare delle proposte di legge che possano portare avanti le istanze che fino ad ora abbiamo dibattuto sul nostro territorio. Sentiamo Maurizio Russo e sono candidabile. Non pensavo mai che si potesse dire candidabile. Allora io ascoltando il punto precedente mi sono reso conto che quello che voglio dire è un po' a cavallo diciamo tra il punto precedente e questo. Mi spiego subito. Intanto voglio spezzare una lancia diciamo in favore di coloro che hanno espresso qui delle opinioni dissenzienti. Questo mi pare un fatto molto importante, che alcune persone tra noi hanno avuto il coraggio e la forza e anche il cervello per presentare delle proposte integrative. Questo secondo me è un fatto fondamentale e credo che appunto debba essere seguito questo sforzo fatto da queste persone, perché se è possibile migliorare le regole di Grillo, ben vengano delle proposte migliorative. Personalmente sono pronto a esaminare tutte le proposte che verranno fatte e a votare quelle che ritengo giuste. Molto più problematico secondo me potrebbe essere il problema di coloro che, senza essersi espressi, senza aver detto opinioni differenti, all'interno del movimento possano diciamo, come dire, portare avanti
degli stili non propriamente movimentistici. Questa è la cosa, diciamo, della quale ci dobbiamo preoccupare di più, ovvero non di coloro che hanno il coraggio di dire anche opinioni differenti, ma di quelli che all'interno del movimento, nascosti nelle sue fila, possano, anche senza volerlo, io non ne faccio un problema di cattiva fede, anche senza volerlo possano portare degli esempi negativi. Allora, in questi giorni a me sono arrivate, diciamo, all'orecchio delle cose un po' strane, che secondo me siamo ancora in tempo per correggere. La prima, ho sentito parlare di una riunione di presentazione dei candidati, che è stata fatta, mi pare, a Torre del Greco, che non è stata organizzata in modo sufficientemente bene, attraverso canali, diciamo, non ufficiali, nel senso che sul Meetup non mi pare che ci sia stata questa proposta. Quindi molte persone non sapevano di questa riunione e non vi hanno potuto partecipare. E questo è una cosa che non va bene, perché diciamo. Ma Rizzi, aspetta, devo solo bloccare perché sono andato. Perfetto. Io l'ho saputo tramite la rete, nessuno mi ha chiamato, l'ho visto su Facebook, ho messo sì e mi sono andato. Eliminiamo subito questo punto che non è vero. Ok. Però diciamo che però questo punto c'è. Ma c'è evitato, no? Ci danno notizie. Sto facendo un caso specifico, ma dico semplicemente che voglio arrivare al punto che queste questioni, queste cose vanno regolamentate in una maniera, siamo qui apposta per regolamentare. Ma qual è la proposta? Qual è la proposta? La seconda cosa che diciamo ho sentito dire di persone che fanno pressioni affinché si votino determinati candidati e addirittura diciamo di persone che parlano male di alcuni candidati. Allora, come se pensavo, che hanno solo senza senso da dire. Cioè, chi? No. Qua dobbiamo avere sempre un chi, un come e un perché. Sempre. Bravo, trasparenza. Chi, come e perché. Veniamo, fai tanto. Che cosa non sa? No. Allora, io penso che dobbiamo regolamentare queste questioni e vengo alle proposte. Allora, innanzitutto io credo che io personalmente non credo che nel movimento lo stile di, diciamo, di presentarsi come candidati sia quello di sgomitare e quello di cercare di passare per collo ad altri, eccetera, eccetera. Ci possono essere degli ottimi parlamentari che sono timidi e che devono avere il diritto, come gli altri, di presentarsi, di dire chi sono e di farlo in tutta tranquillità. Allora, la prima proposta è quella di organizzare degli incontri molti, non uno, quanti sono necessari affinché tutti i candidati abbiano la possibilità di dire chi sono, di raccontarsi e di dire quale contributo possono dare, perché è vero che sono importanti le idee, ma le idee cammineranno sulle gambe di persone e quindi bisognerà vedere quali sono appunto le persone più utili al progetto e le persone anche più complete, va bene? Come diceva, Sto dicendo, siccome già un incontro di presentazione dei candidati è stato fatto, allora organizziamo i prossimi in modo tale che tutti hanno la possibilità di parlare. Ma ci sono ancora i candidati finali. I candidati. Capito? Che stiamo parlando di una fase molto breve. Sto parlando di candidati. Seconda questione, un ruolo molto importante in tutto questo verrà giocato dagli elettori. Chi sono gli elettori? Gli elettori sono quelli che sono praticamente registrati su un blog, sono certificati che potranno esprimere tre preferenze sul portale. Allora, queste persone hanno un'enorme responsabilità. Possiamo conoscere queste persone? No. Possiamo ragazzi, però vogliamo sentire cosa dice Maurizio. Ma ti rispondo perché no, perché se io mi iscrivo a un portale e mi certifico,
dico, ho dato il consenso al trattamento dei dati a Beppe Grillo. Ora Beppe Grillo non dirà a te che sei candidato i nomi e i cognomi di tutti gli iscritti a campagna per farti fare la campagna elettorale, per farti fare la campagna elettorale, perché loro non vogliono quel tipo di disturbo, loro vogliono scegliere lei, vedranno i video su YouTube, se vogliono partecipano a conoscere il candidato, alle riunioni che facciamo, e quindi siamo proprio marcandoci da questo tipo di campagna. Ok, ascolta, il prossimo